Allora, benvenuti in un nuovo video First Impression, questa volta dedicato ai capelli e alla cura del corpo. Allora, i video First Impression sono quelli dove vi mostro i prodotti che ho provato con i campioncini per un paio di volte. Quindi posso avere un campioncino, due, tre, comunque che mi sono fatta un'idea grossolana del prodotto, ma che comunque posso dire se mi piace oppure no. Prima di iniziare il video, come sempre, vi ricordo di essere iscritti al mio canale e di lasciarmi un commentino, oltre al like, se volete partecipare all'estrazione di un premietto scelto da me. Se non sapete di cosa parlo, andate alla fine del video per scoprirlo. E ora, prima di iniziare ancora, se vi chiedete cosa è successo ai miei capelli, ho preso l'acqua. Semplicemente si nota. Ma iniziamo col video, che è meglio. Allora, qui tutto alla mano, il primo prodotto che vi mostro è questo della Kérastase, della linea Nutritive, si chiama Mask Intense, siero nutriente concentrato per capelli secchi e sensibili. Allora, intanto è questo qui. Poi ho visto il prezzo, 200 ml, viene 26,90 da Amazon. Dunque, lo uso come balsamo, dice di essere nutriente, intensivo per i capelli molto secchi. Allora, l'ho provato solo per 2 volte perché avevo solo questo campione, ma mi è piaciuto tanto. Quindi basta poco prodotto, si applica sulle lunghezze, sulle punte, si lascia agire un attimo, si rimuove, scusate, si rimuove molto facilmente, lascia i capelli super morbidi, belli morbidi al tatto, belli corposi, belli belli, proprio belli. Non li fa sporcare più velocemente. E altra cosa, il profumo è abbastanza buono, ma tanto non persiste sui capelli e mi è piaciuto. Valido, sì, funziona, sì, ci sta. Come prodotto professionale ci sta. E andiamo avanti con il prossimo. E iniziamo con questa linea della Vichy Décolleté Density Solution. Questo è lo shampoo. Prima ve lo mostro che è meglio. Questo è lo shampoo. Allora, prezzo 250 ml, 15,30 € da Amazon, perché così è reperibile un po' a tutti. E guardavo le indicazioni. Shampoo rigenera spessore. E mi è piaciuto. Allora, intanto l'inci che non contiene dei siliconi, già questo è ottimo. E il prodotto mi è piaciuto, mi è durato per 2 volte. Si fa una bella schiuma ed detterge bene il cuoio capelluto, si rimuove facilmente ed pulisce bene, non secca i capelli, non me li fa sporcare più velocemente, me li lascia belli morbidi. Sempre al tatto, belli morbidi, belli pettinabili ed belli da mettere in piega. Infatti, si vede che non l'ho usato. E mi è piaciuto e niente, funziona, mantiene le promesse. Shampoo rigenera spessore. Sì, erano più densi, più corposi. E mi è piaciuto. Profumo anche di questo, se riesco ad aprirlo. Ecco, infatti, ho segnato profumo. È forte, molto, sembra proprio un prodotto non da farmacia, però non persiste sui capelli, quindi comunque una volta risciacquato non persiste e mantiene le promesse, quindi assolutamente nulla da dire. Ma adesso andiamo avanti con l'altro, eccolo qui. E ora vi parlo anche del balsamo della stessa linea, quindi sempre la Density Solution. Questo è il Balm e passeur rigenerante, leggiamo cosa dice. Balsamo rigenera spessore a risciacquo senza parabeni, siliconi e coloranti. Allora, sì, nell'inci abbiamo visto che è vero, questo è il prodotto. Mi piacciono queste confezioni belle grandi perché mi è durato 2 volte anche questo. Quindi ho fatto proprio la linea completa per 2 volte e l'ho spostati bene. Allora, dice il famoso dice. Dice di essere un balsamo con risciacquo, rigenera spessore, poco prodotto, si applica sulle lunghezze, sulle punte, tempo di posa, io ho tempo di fare la doccia e poi dopo lo rimuovo. Si rimuove bene, lascia i capelli belli, belli corposi, belli, mantiene le promesse. Unica cosa che gli faccio scendere il voto, l'odore, l'odore, cioè proprio se nello shampoo si sentiva un po' e dava fastidio, nel balsamo sentitelo. Ma
forte, è fortissimo e non è un odore buono, è un odore da prodotto medicante da farmacia e quindi no. Oltretutto durante l'applicazione mi dà proprio fastidio perché lo sento con l'acqua calda e mantiene le promesse, ma vi prego cambiategli l'odore perché è davvero troppo, troppo, troppo forte e troppo cattivo. Non è cattivo, è fastidioso, fastidioso e applicandolo si sente. Persiste poco sui capelli, ma durante l'applicazione mi dà fastidio ed tendo a preferire altri prodotti. Però non vi ho detto il prezzo, 150 ml, 14,90 € sempre da Amazon. E andiamo avanti con il prossimo. E il prossimo di cui vi parlo è questo, qui la voglio la vostra anche. Allora, è della L'Oreal Professional Serie Expert AOX Vitamino Color, maschera fissante per colore a risciacquo. Ok, allora di questo ne avevo due e ve lo mostro. Ok, quindi ognuno mi ha fatto 2 volte, 4 volte in tutto, 4 settimane di trattamento. L'ho testato bene a modo. Prezzo 500 ml, 19,90 € da Amazon, quindi anche ottimo prezzo. Allora, cosa dice? Se intanto lo trovo. Ma tanto l'italiano non c'è, quindi non c'è, non c'è. È una maschera per capelli colorati. Allora, io secondo me c'era in commercio anni fa e l'ho usata lo stesso prodotto però con un altro nome e con un altro pack, perché io questo profumo me lo ricordo, ma me lo ricordo andiamo indietro. Quindi può essere che hanno nel tempo riformulato magari e rifatto la confezione, rifatto la formula, ma il profumo è lo stesso o c'è un qualcosa di simile. Perché io la L'Oreal Professional so che la usavo, il profumo io me lo ricordo e quindi oltretutto il profumo è davvero buono, cioè è buono, è buonissimo. Sì, e me lo ricordo, però non mi ricordo questo pack. Quindi fatemi sapere se andando indietro negli anni hanno rifatto qualcosa. Comunque, questa è una maschera, io la applico ed entra tranquillamente sui capelli, lunghezze punta, lascio agire il tempo di posa mentre faccio la doccia, la rimuovo, si rimuove facilmente, non lascia residui, mi lascia i capelli super morbidi. E questo profumo resta un po' anche sui capelli. Se poi andiamo a fare altri trattamenti, tipo mettiamo il termoprotettore o l'olio sulle punte, ovvio che il profumo si mischia e va via. Però rimane un po' sui capelli, mi piace, li lascia morbidi, belli districati, belli luminosi. Non ho notato questo effetto fissatore di colore, ma l'ho usato per 4 volte. Però non mi ha peggiorato la situazione e il profumo. Cioè io per questo prezzo lo prenderei solo per il profumo perché è fantastico e mi è piaciuto davvero tanto. Però sinceramente non mi ricordo se ve l'ho mostrato e quindi nel caso. Anche perché voglio sapere se la confezione questa non mi dice niente, ma il profumo sì, quindi devo assolutamente saperlo da voi. E ora passiamo, cambio foglio, ai prodotti per il corpo e ne abbiamo ben due. E il primo che vi mostro è questo latte corpo della Bottega Verde, della linea I Nettari Preziosi, il Giglio Dorato. È un latte corpo, morbidezza. Dona morbidezza idratata la pelle, regalandole una carezza vellutata. Deliziosamente profumata dalle fragranze del giglio dorato. Voi sapete il profumo del giglio dorato com'è? Ecco, io non lo conoscevo. Il prodotto è questo. Bello. Il prezzo 200 ml 15,99. Prezzo scontabile con le promozioni. Allora, la crema è una crema fluida che si stende molto bene, non lascia scia bianca, si assorbe molto velocemente, ha un buon potere idratante e una volta applicata, una volta asciugata, ci si può tranquillamente vestire. Il profumo è particolare perché, scusate un secondo, è dolce ma non stucchevole. Mi piace. Quindi non è quel fiorito dolce dolce, è fiorito buono ma non troppo dolce. E mi è piaciuto, rimane bene sulla pelle. Se poi ci vestiamo appena dopo averla applicata, il tempo magari che assorbe un attimo, rimane anche un po' sui vestiti, si sente di più, potere idratante è buono e è una buona crema. Credo che se vi piace il profumo con tutta la linea, quindi bagnoschiuma, latte corpo e anche il profumo,
Vale, e quindi ci piace. E arriviamo ora all'ultimo prodotto, sempre di Bottega Verde. E vi parlo di questo burro corpo nutriente intenso olivo con olio d'oliva di Tenuta Massaini per pelli normali a secche. Allora, la confezione è questa. E se avete visto il simbolo, 98% di ingredienti d'origine naturale. Io sono andata a controllare il bioinci e ha tutti i punti verdi. Quindi inci ottimo. Prezzo 150 ml, 17,99, anche in questo caso sempre con le promozioni. Ha una texture che è morbida, morbidissima, burrosa, però non è quel burro corposo che ti lascia la pelle unta. Questo è morbidissimo, però si stende benissimo, assorbe subitissimo, assorbe subito e lascia la pelle morbidissima, quindi bella bella idratata, ne basta poco, non lascia scia bianca. E il profumo, cosa importante per me, non sa di oliva perché io odio il profumo all'olivo, ma questo non lo sa. È un profumo classico, buono, però inci ottimo. Prodotto ottimo, questo mi è piaciuto davvero tantissimo, straconsigliato. E ora siamo arrivati alla fine, io voglio sapere da voi quale prodotto vi ha incuriosito di più, se ne avete provato qualcuno, come siete trovate, se qualcuno vi incuriosisce oppure lo volete provare. Io come sempre spero che vi abbia tenuto un pochino di compagnia, vi ho fatto provare qualche prodottino nuovo e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao, Ciao! ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!